Buon pomeriggio a tutti e un caloroso benvenuto ai numerosi partecipanti a questo nostro primo webinar. Direi che abbiamo superato la capienza di entrambe le sale perché gli iscritti sono oltre 700, per la precisione 789, quindi mi auguro che anche durante il webinar ci sia un'affluenza sempre notevole. Diciamo che questo è il primo webinar organizzato dal Centro Congresso dell'Unione Industriale insieme ai partner istituzionali che ci affiancano sempre nei cicli culturali come Lavazza e Reale Group, ai quali si è aggiunta in questa occasione, come sostenitore proprio di questo specifico evento, un'altra eccellenza del territorio, Always Ideas del settore Nuova Aviazione Generale. Il mondo dopo il virus. Siamo in piena emergenza, non è la prima volta che l'umanità deve affrontare un'epidemia. La peste del 300 uccise 20 milioni di persone, la spagnola del 1918-1920 tra 50 e 100 milioni su una popolazione di 2 miliardi. È vero che nulla sarà più come prima e che questa pandemia sta cambiando il mondo. Ha colpito non solo le persone, ma addirittura l'intera società e l'intera economia. In particolare ha fatto emergere la fragilità della globalizzazione. E da più parti si dice che si rafforzerà il fenomeno del reshoring. In molti casi questa pandemia sarà la fonte principale dei cambiamenti, in altri sarà un acceleratore di tendenze già in atto. Per affrontare questi temi a 360 gradi, abbiamo chiesto al professor Marco Magnani di essere qui oggi con noi e lo ringrazio per aver accettato l'invito. Brillante economista, docente alla LUIS a Roma e alla Harvard Kennedy School a Cambridge, in Massachusetts, un passato in banche d'affari negli Stati Uniti e in Italia, è stato nostro gradito ospite in alcune occasioni in cui aveva presentato diversi suoi libri. Qui io ne tengo un paio, Terre vuoi dei paesi tuoi, 7 anni di vacche sobrie, entrambi editi da UTET. E devo dire che anche in questa occasione il professor Magnani ha raccolto i suoi pensieri in un recente saggio che avremmo voluto presentare insieme all'ingegner Gianfranco Carbonato, già presidente della nostra Unione Industriale, insieme all'ex ministro, la professoressa Elsa Fornero e al presidente della Fondazione CRT, il professor Giovanni Quaglia, ma il blocco delle attività non lo ha permesso e ci ripromettiamo di farlo non appena potremmo riattivare il contatto sociale. Fatti non foste a vivere come robot. Crescita, lavoro, sostenibilità, sopravvivere alla rivoluzione tecnologica è il titolo di questo suo nuovo lavoro, edito da UTET, che peraltro sarà inviato in omaggio a coloro che durante questo webinar ne faranno richiesta, inserendo nome, cognome e indirizzo al seguente link: www.alwaysideas.it/fatti non foste, che avrete modo di vedere a breve anche in sovraimpressione durante l'intero webinar. Sarà anche possibile scrivere alcune domande al professor Magnani nella sezione chat, per cui ne selezioneremo alcune tra i partecipanti. Il titolo del saggio è una parafrasi delle parole pronunciate da Ulisse nell'Inferno dantesco. E ci fa già capire che, per chi non lo conoscesse, il professor Magnani è un economista sui generis. Lo definirei un econo umanista. Ed è subito chiaro come storicamente l'innovazione abbia sempre generato crescita economica, occupazione, sostenibilità, benessere. Ma sarà così anche questa volta? In questo particolare momento di emergenza parliamo di sostenibilità sanitaria, senza la quale non può esserci crescita economica, accompagnata da innovazioni tecnologiche come lo smart working, l'e-learning, i processi di automazione nelle fabbriche. Il futuro sarà dei robot, che peraltro non possono prendere il virus. Oppure ci sarà ancora spazio per l'uomo? Prima di entrare nel vivo di questo webinar su come cambierà il mondo, ho il piacere di dare la parola e di ringraziare per la collaborazione Carlo Caiaffa, ingegnere con esperienza dapprima nei settori corporate e venture capital, oggi presidente di Always Ideas, una realtà da lui fondata con altri partner nel 2012 che, come accennato in premessa,
In una città come Torino, dove automotive e aeronautica sono sempre stati primatori nel settore manifatturiero, ne riprova la costituzione del recente Competence Center, rappresenta un'eccellenza della nuova aeronautica. A lui la parola. 20 anni ciascuno di esperienza nell'ambito dell'innovazione gestita in contesti di multinazionali e globali e anche in settori industriali eterogenei, dall'automotive all'aeronautica, che è uno dei temi che affronteremo, dall'automazione industriale all'intelligenza artificiale, dall'energia al settore medicale. Bene, noi pensiamo che mettendo insieme questo cocktail di territorio, idee e innovazione si possano tracciare nuove rotte, ma sappiamo anche che per tracciare queste nuove rotte dobbiamo ascoltare dei bollettini meteo. Ed è per questo che è un onore, perché ascoltiamo un bollettino meteo del professor Magnani. Nel suo ultimo libro, Fatti non foste a vivere come robot, che appunto del quale vi facciamo molto con grande piacere omaggio, scopriamo che proprio in un mondo sempre più altamente automatizzato, dove nutriamo il dubbio che il lavoro dell'uomo risulti ridondante, ebbene è possibile rafforzare il nostro territorio attraverso fattori quali la crescita e la competitività del proprio territorio, attraendovi investimenti e mestieri innovativi, quindi capitale e capitale umano. L'elemento interessante è che questo significa sottrarli agli altri territori, quindi i nostri veri concorrenti diventano gli altri territori. Infatti, e qui mi piacerebbe leggere cosa ha detto esattamente il professor Magnani, quello che succederà è quel bollettino, questo lo leggo: le professioni con elevati tassi di creatività e ad alto valore aggiunto si concentreranno nei luoghi più attraenti, trasformandoli in hub di competenze e di innovazione, a servizio di tutto il mondo. Gli altri territori saranno impoveriti. Wow! Questo quindi è il motivo per cui chiudo il mio intervento condividendo con voi un progetto che vuole contribuire a fare del nostro territorio un hub di competenze e di innovazione, proprio seguendo i bollettini del professore, che sia attrattivo e competitivo a livello internazionale. L'iniziativa di cui siamo promotori, come ordine, si chiama Skygate, l'accesso al cielo. Skygate ha l'ambizione di tracciare una rotta per il nostro territorio verso un settore industriale emergente, fino a pochi anni fa relegato alla fantascienza, ma che oggi in realtà sta diventando una realtà più che concreta, dove ci sono grandissimi investimenti, nascenti filiere industriali e nuove specifiche regolamentazioni, e ciò sta avvenendo a livello globale. E parliamo del settore della cosiddetta mobilità verticale. A noi non piace parlare della mobilità verticale soltanto perché è un po' restrittivo, in maniera più appropriata noi parliamo di nuova aviazione generale. E ci sono due buone notizie in questo tipo di nuova aviazione generale. La prima è che questo mercato è destinato a valere nei prossimi 15 anni qualcosa come 75 miliardi di euro, che è una bella cifra. La seconda buona notizia è che questo settore di fatto è possibile vedendo confluire due competenze che fanno parte della nostra storia industriale da oltre 100 anni, che sono l'aerospazio e l'automotive. Chiedo per favore a Paolo se gentilmente può introdurre la chart, una chart. Skygate, quindi, è il progetto di un acceleratore di impresa del valore complessivo di investimenti di circa 40 milioni di euro. Sarà in grado di attrarre su Torino nuovi capitali e investimenti per nuove iniziative imprenditoriali internazionali di tipo startup e scale-up. Quindi vedete l'elemento di creare un contesto di attrattività. Possiamo attrarre, a condizione di offrire a queste la possibilità di accedere a nuove infrastrutture e nuovi servizi che siano perfettamente coerenti con le esigenze della nuova aviazione generale. Ed è per questo motivo che, a completamento dell'acceleratore di impresa, Skygate si propone di riconvertire un asset storico di Torino, che è l'aeroporto Edoardo Agnelli, quello che chiamiamo tradizionalmente il campo volo di Torino, trasformandolo in un vero e proprio city airport, innovativo, con delle caratteristiche di unicità, scusatemi, a livello europeo e dedicato alla mobilità verticale. In questo modo noi possiamo offrire agli operatori della nuova aviazione due elementi che sono indispensabili in questo settore: uno è l'infrastruttura di accesso sperimentale all'aria, perché è un problema far volare oggetti, ma il secondo, non meno importante, è quello di un accesso alla distribuzione aeroportuale di energia elettrica propulsiva, che è un altro degli elementi oggi potenzialmente critici.
Always ha potuto concepire l'idea del progetto Skygate in quanto questo è relativo a uno dei settori, quello dell'aviazione generale, nei quali già operiamo. Infatti abbiamo effettuato investimenti diretti in una PMI torinese, che si chiama DigiSky, che opera nel settore aeronautico e che è localizzata proprio all'interno del campo volo di Torino. Ed è una società che è stata fondata dall'astronauta Maurizio Cheli, che a proposito di attrattività è un torinese di adozione, quindi siamo riusciti ad attrarlo. Always ha coordinato la pianificazione industriale di DigiSky, della nostra partecipata, e anche una importante operazione di capitale avvenuta nel 2018 con Altec SPA. Altec, come sapete, rappresenta un'eccellenza torinese riconosciuta in tutto il mondo per la gestione del cosiddetto ground segment, quindi la gestione a terra dell'International Space Station. Chiudo questo mio intervento segnalando che Skygate è sì fatta di idee e di innovazione sul nostro territorio, ma è anche fatta di continuità. Infatti, Skygate ha previsto spazi fisici e benefici per tutti gli operatori del settore che sono già attivi sul nostro territorio. In primis l'elisoccorso, che è un'eccellenza torinese, la protezione civile, il Politecnico di Torino, che potrà disporre di spazi dedicati e sperimentali, Lift, che come sapete è la nuova società che la Compagnia di San Paolo e il Politecnico di Torino stesso hanno creato come strumento nell'ambito dell'Early Stage Investment Technology Transfer, proprio anche questo come polo di attrazione, e non ultimo l'Aeroclub di Torino, lo storico Aeroclub di Torino per le attività di tipo addestrativo e di tipo ricreativo. Skygate prevede, peraltro, ricadute occupazionali molto importanti per il nostro territorio e saranno tutti laboratori caratterizzati, e cito il professor Magnani, da professioni con alti tassi di creatività e ad alto valore aggiunto. Skygate è la rotta che Always Ideas intende tracciare sul nostro territorio e intendiamo farlo anche con voi. Bene, se possiamo vedere, io ho terminato, volevo soltanto quindi ringraziarvi, lasciare la parola al professor Magnani perché ci dia i segnali delle sue molteplici bussole. Vi confermo che ognuno di voi, offerto da Always, potrà avere copia gratuita del libro. Vi invito quindi a registrarvi, siamo obbligati a chiedervi l'indirizzo di spedizione, registrandovi al nostro sito nel quale abbiamo creato un'area dedicata che si chiama Fatti non foste, che è coerente con il titolo del professor Magnani. Quindi www.alwaysideas, è una parola unica ancorché in inglese, ideesempre.it. / fatti non foste. Chi avesse difficoltà potrà anche accedere a questa pagina direttamente dal nostro sito, in quanto per un tempo limitato il sito vi potrà portare a questa pagina. Vi ringrazio e lascio la parola al professore. Grazie innanzitutto all'Unione Industriale di Torino e al Centro Congressi, quindi il dottor Bonzo, per l'ospitalità graditissima. Già negli anni scorsi, come citato, avevamo presentato altri libri, è sempre un piacere. Grazie a Always Ideas, ingegner Caiaffa e i suoi partners, per sponsorizzare questo evento e anche per aver deciso generosamente di donare il mio saggio a chi ne farà richiesta. Grazie all'amico Maurizio Gili che ha facilitato l'incontro e anche, mi dice il dottor Bonzo, abbiamo 789 iscritti, potenza dell'Unione Industriale di Torino, quindi grazie a tutti per l'iscrizione. Abbiamo anche qualche studente del Politecnico, il mio studente del Politecnico di Torino di Milano, Politecnico di Torino, eccellenza del territorio. Bene, il titolo di questo abbiamo voluto approfondire nei prossimi 10-15 minuti cosa vuol dire affrontare il mondo dopo questa pandemia che ci sta condizionando tutti. E abbiamo usato questa metafora, navigare nella tempesta. Le metafore in questo periodo sono sia per la pandemia stessa, sia per, soprattutto per le conseguenze inevitabili di carattere economico, sociale e politico che avremo. Si è parlato di tempesta perfetta, di tsunami, si è parlato addirittura di diluvio universale, il che mi fa pensare che mi auguro che tra i 45 oltre comitati e gruppi di lavoro e oltre 600 esperti che sono stati attivati in questi 2 mesi ci sia qualcuno che stia almeno costruendo un'arca di Noè, perché se diluvio universale si tratta, speriamo che queste molteplici commissioni stiano pensando nella giusta direzione. Navigare nella tempesta a me ricorda soprattutto le parole che Mario Draghi, già presidente della Banca Centrale Europea,
utilizzò qualche anno fa per descrivere la crisi, l'ultima crisi o la penultima crisi, quella iniziata nel 2008. Draghi disse: "We're sailing through uncharted waters", stiamo navigando per mari tempestosi, in acque inesplorate, dove nessuno è passato prima, un po' come le colonne d'Ercole dell'Ulisse di Dante. Siamo davanti, in effetti, a una tempesta e ci accingiamo a fare una navigata, a cercare di navigare in questa tempesta, e la navigazione non sarà semplice. Si è parlato anche di cigno nero, richiamandosi alla teoria introdotta da un matematico e filosofo libanese americano di nome Nassim Taleb, che studia nelle sue ricerche la casualità che governa il mondo, e ha introdotto questo concetto di cigno nero. In realtà questo non è proprio un cigno nero, perché la definizione che Taleb dà di cigno nero è un evento raro, e certamente questo è raro, che ha un impatto dirompente, e qua anche ci siamo, di tipo sistemico a livello internazionale, ma anche un evento non prevedibile. Ebbene, questa pandemia purtroppo era in qualche modo prevedibile, no? L'abbiamo sentito da varie parti, anche se non in modo preciso, ma probabilmente con un certo grado di probabilità era qualcosa di anticipabile. Quindi non si tratta effettivamente di cigno nero, ma certamente di un evento raro, dirompente, di tipo sistemico a livello globale. Si è usata molto anche l'analogia della guerra, che io ritengo non corretta, non solo perché non abbiamo, grazie a Dio, macerie fisiche, trincee, soldati, anche se forse abbiamo appreso che il governo sta pensando di introdurre 60.000 assistenti civici, che mi fanno pensare un po' diciamo ai soldati. Ecco, questa è l'ultima genialata, l'ultima idea geniale che è uscita. Però ecco, l'analogia della guerra non mi sembra corretta, ma soprattutto da un punto di vista economico la vera differenza è che la guerra a un certo momento finisce, c'è un accordo di pace, c'è un armistizio, c'è un punto abbastanza, c'è una certezza, diciamo, del termine del conflitto, e questo elemento di certezza è fondamentale da un punto di vista economico, perché ci si rimbocca le maniche in mezzo alle macerie e si ricomincia. Questa pandemia invece ci dà molta incertezza, e molta incertezza avremo anche per parecchi mesi, speriamo per pochi, ma certamente fino a quando non arriverà un vaccino, e questo, oltre naturalmente a essere un problema di carattere generale, è un problema per l'economia. Voi siete soprattutto imprenditori, professionisti, sapete benissimo che il peggior nemico dell'economia è l'incertezza, è il peggior nemico dell'economia finanziaria, quindi dei mercati finanziari, ma anche dell'economia reale, perché gli imprenditori, come tanti di voi all'ascolto, nel momento in cui c'è incertezza tendono a posticipare gli investimenti, e quindi questo crea una situazione negativa. Ripeto, un concetto che questa audience capisce perfettamente. Quindi al momento in cui avremo un vaccino, forse questo grado di incertezza si ridurrà almeno parzialmente, ma certamente anche con un vaccino questa pandemia ha messo a nudo una grandissima vulnerabilità e fragilità non solo dell'uomo, ma anche del nostro sistema economico, di queste supply chain internazionali che presentano certamente delle fragilità. Al di là comunque delle metafore che sono state usate, certamente siamo di fronte a un evento di portata globale dalle conseguenze dirompenti. Pensate soltanto al fatto che sono stati coinvolti dalla pandemia 188 paesi al mondo, all'ONU ci sono 193 paesi, e i 5 che non sono stati diciamo contagiati sono isole di Palau e cose di questo genere, quindi tutto il mondo è stato coinvolto. Donald Trump in una conferenza di qualche settimana fa ha detto che non era al corrente ci fossero tanti paesi al mondo, questo per dire insomma le dimensioni della crisi che sono anche riflesse nel fatto che il New York Times di una decina di giorni fa parlava addirittura, forse esagerando, di il tempo non avanti Cristo ma avanti coronavirus e dopo coronavirus, quasi che questo fosse uno spartiacqua, forse eccessivo, ma vi dà un ordine di grandezza delle dimensioni della crisi, ordine di grandezza che cogliamo anche se pensate al fatto che nel 2008 la crisi finanziaria e poi economica che abbiamo vissuto tutti noi, nel 2008 si parlava in aggregato a livello di Eurozona di pacchetti di sostegno fiscale e monetario in aggregato di circa 200 miliardi di euro. Questa era più o meno l'entità di cui si parlava, 200 miliardi di euro. Oggi, come sapete, lo seguiamo dai giornali, dai media, della televisione, parliamo di pacchetti tra i 2,5 e 3 trilioni di euro.
la Banca Centrale Europea da qui a fine 2020 acquisterà quasi un trilione di titoli pubblici e privati, tra cui peraltro anche junk bonds, cioè titoli a particolare rischio. Negli Stati Uniti addirittura sono stati passati due pacchetti che in aggregato sono 3 più 3, totale 6 trilioni di dollari. Quindi l'ordine di le dimensioni, l'ordine di magnitudo di questa crisi è veramente senza precedenti. Si tratta di una recessione, quella che stiamo per affrontare, nella quale siamo entrati e che è inevitabile purtroppo, di tipo, si dice, simmetrico, cioè sia dal lato dell'offerta che della domanda. Dal lato dell'offerta perché abbiamo interrotto le produzioni, le catene produttive globali per un certo periodo, abbiamo interrotto il lavoro e quindi l'offerta è crollata. Dal lato della domanda perché a breve il crollo dei redditi e dei consumi e il posticipo, come dicevo prima, degli investimenti privati e degli imprenditori porterà a un crollo della domanda, quindi una recessione tipo simmetrico. Questa un'altra caratteristica io trovo importante di questa pandemia è che forse, anche se non è, come giustamente ricordava il dottor Bonzo, la prima volta nella storia che siamo toccati da grandi pandemie, anzi in passato sono state anche peggiori dal punto di vista dei decessi, però forse questa è più difficile rispetto al passato da gestire. Abbiamo sicuramente il progresso medico-scientifico che ci aiuta a ridurre il numero dei morti rispetto al passato, e questo è positivo, però è più difficile da gestire perché forse eravamo arrivati a un momento, a un punto in cui ci sentivamo invincibili, questo grazie anche al progresso tecnologico incredibile che c'è stato in questi decenni, avevamo quasi rimosso il concetto di morte nelle nostre conversazioni. Questa pandemia per la prima volta nella storia ribalta il nostro rapporto di uomini col tempo e con lo spazio. Se ci pensate, prima del virus noi dominavamo lo spazio grazie al trasporto aereo, alla facilità di viaggiare, alle telecomunicazioni che ci consentivano di comunicare in tempo reale da una parte all'altra del mondo. Quindi dominavamo lo spazio, però eravamo in perenne lotta con il tempo, perché questo non era mai sufficiente, perché eravamo sempre di corsa. Dopo il virus o durante il virus è esattamente il contrario, il nostro spazio è diventato limitato al perimetro delle nostre abitazioni sostanzialmente, dove siamo stati confinati, il tempo invece oggi ci avanza perché non viaggiamo più e quindi facciamo molte più cose, non ci spostiamo, quindi una cosa veramente rivoluzionaria. Altra cosa che non ha precedenti è che questa circolazione di informazioni in tempo reale in tutto il mondo, che non ha precedenti nella storia, a volte anche di fake news, diciamolo, e che sono disponibili a tutti immediatamente, questo ha creato un livello d'ansia e di paura collettiva che in passato probabilmente non c'era. Mi vengono in mente le parole di un poeta inglese che amo molto, Weinstein Oden, che ha un libro intitolato L'età dell'ansia. Noi viviamo oggi l'età dell'ansia e queste informazioni, ripeto, vere o false, che girano in tempo reale, non fanno altro che aumentare questa sensazione. Ma da un punto di vista economico la vera differenza rispetto al passato è che oggi i paesi del mondo e le economie del mondo sono strettamente interconnesse, più che mai nel passato. Quindi il contagio del virus, il contagio virale, diciamo, di questo virus è stato molto rapido, più che in passato, e questo ha dimostrato, come dicevo, la fragilità dell'uomo, ma anche il contagio e delle conseguenze economiche sarà molto rapido. Questo virus sta mettendo a nudo e metterà sempre più a nudo nei prossimi mesi, nei prossimi anni, la grande fragilità della globalizzazione, cioè di queste catene del valore, supply chain, come si dice, internazionali, per cui per produrre un iPhone, vendere un iPhone negli Stati Uniti, sono coinvolti almeno 10 paesi e almeno, che producono almeno 100-120 componenti. E questo succede per quasi tutti i prodotti manifatturieri. Questo virus quindi forse non segna la fine della globalizzazione, almeno a mio parere non lo segna, perché smontare la globalizzazione è estremamente complesso e anche costoso, però certamente ritengo che, come dire, segni la fine di quello che io chiamo il trentennio dorato della globalizzazione, in cui la globalizzazione avanzava senza alcun freno. Sono immediatamente divenute note alcune situazioni, ve ne cito un paio. Gli Stati Uniti hanno scoperto soltanto recentemente in questa crisi che non producono internamente, domesticamente, alcuna penicillina, per dire un esempio piccolo ma significativo. Hanno scoperto gli Stati Uniti che l'85% dei principi attivi sottostanti gli antibiotici venduti negli Stati Uniti sono prodotti in Cina. Noi abbiamo scoperto che, mi sembra, avevamo una o due aziende soltanto che producevano mascherine. Allora si sta scoprendo che forse in certi settori strategici, come si dice, le supply chain internazionali troppo estese non sono la cosa migliore.
Questo, quindi si accorceranno queste supply chain, soprattutto in campo sanitario e farmaceutico, ma anche settori strategici come telecomunicazione e come tecnologia. Quindi certamente la stretta interconnessione, talvolta stretta interdipendenza tra economie del mondo, contribuisce a rendere la gestione di questa crisi oggi e delle sue conseguenze economiche e politiche più complessa rispetto a mai nel passato. Vorrei toccare oggi due punti brevemente. Il primo, quali sono le principali cambiamenti determinati da questo coronavirus, soprattutto in termini di equilibri geopolitici, economici, sociali, ma anche di investimenti e di lavoro. Il secondo punto, perché a mio parere purtroppo per l'Italia questa navigazione nella tempesta sarà forse, potrebbe essere forse un po' più complessa che per altri paesi. Cioè dovremmo stare attenzione non solo alle acque inesplorate, ma anche a qualche scoglio o a qualche iceberg, anche se la metafora dell'iceberg ci ricorda purtroppo il Titanic e quindi forse è meglio non utilizzarla. Il rischio, insomma, per l'Italia è che combattendo il virus uccida e si comprometta anche fortemente un'economia già fragile e già in presenza di forti squilibri. Allora, sul primo punto, quali sono i principali cambiamenti? Direi interessante perché questo virus, diciamo, si sta scaricando oggi sull'economia, sulla società, sulla politica, e mette a rischio anche in certi casi le libertà personali. Avete visto cosa è successo in Corea del Sud, le polemiche che cominciano anche qui sull'utilizzo delle app. Mette a rischio in qualche posto forse anche la democrazia, mi riferisco a quanto ha fatto Orban un mese e mezzo fa in Ungheria, approfittando del virus, mette a rischio i diritti civili e politici. Pensate come la Cina sta utilizzando l'alibi del virus per fare una stretta, stringere la cinghia su Hong Kong e sostanzialmente in pochi giorni cancellare il sistema, no? Un paese, due sistemi, e quindi in Iran stiamo avendo lo stesso tipo di problematiche. E quindi l'impatto di questo virus va ben al di là degli aspetti, diciamo, sanitari. Vediamo sugli equilibri geopolitici internazionali. Diciamo, è stato ricordato come le epidemie furono per certi storici uno dei principali cause della caduta dell'impero romano. Forse non la principale, ma certamente la peste antonina e quella giustiniana, a distanza di qualche secolo, contribuirono a dare una spallata all'impero romano. Qui forse non cadranno imperi, ma certamente alcuni equilibri geopolitici saranno scardinati e aggiungo anche molte istituzioni internazionali potrebbero essere messe a rischio. Il coronavirus, si è detto, abbiamo capito, uccide soprattutto gli anziani e i malati. Beh, diverse istituzioni internazionali sono francamente vecchie e malate. Questo virus ha evidenziato la scarsa cooperazione internazionale, a mio parere, in generale, ma soprattutto all'interno dell'Unione Europea. Ha sottolineato l'inadeguatezza di alcune istituzioni internazionali, a partire dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma anche l'ONU, di cui fa parte. Ci ha ricordato la rigidità e i limiti dell'Unione Europea, che sta cercando di raddrizzare il tiro, ma ha cominciato la reazione inizialmente in maniera disastrosa. Per molte istituzioni questa pandemia è un banco di prova, che potrebbe essere un'occasione di rilancio, ma potrebbe anche essere ciò che le travolge. Direi che l'aspetto più importante dal punto di vista geopolitico è l'aumento enorme della tensione che già era presente tra Cina e Stati Uniti. Si parla già di nuova guerra fredda. Questo, da un punto di vista economico, può significherà senz'altro in certa misura un certo sganciamento tra le due economie, Stati Uniti e Cina. Si parla di decoupling, no? Quindi le due economie progressivamente si potrebbero sganciare, non totalmente perché sarebbe impossibile, e questo inevitabilmente è qualcosa che ci riguarda, perché condizionerebbe tutta l'economia mondiale. Dal punto di vista invece di equilibri politici interni, nazionali, il virus è apolitico, colpisce sia le democrazie che le dittature. In entrambi i casi, se i cittadini dovessero ritenere che i governi non riuscissero a controllare o l'epidemia sanitaria o a gestirne le conseguenze economiche, potrebbero certamente, e sono sorpreso che ancora questo non sia successo in misura maggiore in giro per il mondo, rivolte sociali e crisi politiche. Questo virus sicuramente deciderà le elezioni negli Stati Uniti a inizio novembre, probabilmente, a mio parere, influenzerà il prossimo ciclo elettorale di molti dei paesi dell'Unione Europea, perché diversi politici in generale in tanti paesi non si sono dimostrati all'altezza di questa situazione, e penso che questo influenzerà le prossime elezioni. Nei regimi più totalitari, dicevamo, anche qui il virus non fa distinzione. Faccio solo due esempi, l'Iran e la Cina. L'Iran in questo momento è una situazione drammatica, tra tre fuochi: quello dell'epidemia sanitaria, che è molto virulenta, quello del crollo del prezzo del petrolio, che è la maggiore
diciamo, fonte del PIL dell'Iran, e le sanzioni internazionali che sono ancora in essere, quindi una situazione molto difficile. Il regime cinese trema, ci sono molti segni di nervosismo. Prima c'era già stata una frenata dell'economia cinese prima del virus, ci sarà un'ulteriore frenata. Ricordiamoci che se anche il PIL in Cina cresce dell'1% o l'1,2%, come si dice in questi giorni, se si fa un aggiustamento, come dire, demografico, dati i livelli di il numero di persone che devono spostarsi ad avere lavori dalle campagne alle città ogni anno, è come per noi avere una decrescita del 3-4%. Quindi questa frenata economica sta creando molte preoccupazioni nel regime cinese. E poi c'è il deterioramento d'immagine, perché vedremo poi se ci saranno sviluppi, ma non c'è dubbio che questo virus ha avuto origine in Cina in qualche modo. Quindi questa marcia di Pechino alla conquista del mondo, che fino a qualche anno fa sembrava inarrestabile, oggi sta incontrando qualche paletto importante. Le rivolte di Hong Kong, queste peraltro hanno influenzato il voto di qualche mese fa a Taiwan in senso anticinese. Ricordiamoci che il Covid-19 è il secondo grande virus, la seconda grande pandemia dopo la SARS del 2002, che ha origine in Cina e che ha un impatto globale. Grazie a Dio la SARS si era poi sgonfiata dopo pochi mesi. Tutto questo sta cominciando a far sorgere dei dubbi nei paesi vicini all'estero, ma anche all'interno della Cina, sulla sostenibilità di questo espansionismo esasperato che cerca di modernizzare 1,3 miliardi di persone a tappe forzate, che fa un uso smisurato di risorse e stravolge la natura. Non c'è alcun dubbio, su questo penso siamo tutti d'accordo, che c'è uno stretto collegamento tra queste pandemie e la progressiva distruzione delle biodiversità, e quindi diciamo, la sostenibilità ambientale. Poi c'è un tema di trasparenza. Il regime comunista ha dimostrato, soprattutto nella prima fase, di essere molto più preoccupato di sopprimere le informazioni piuttosto che sopprimere il virus. Ecco, tutto questo, dicevo, si riflette in alcuni segni, a mio parere, di nervosismo della Cina. Avrete notato appunto il giro di vite su Hong Kong, avrete notato 2 giorni fa che la Cina ha svalutato lo yuan per diventare più competitiva, quindi vuol dire essere che è molto preoccupata sulle esportazioni. Avete notato i crescenti proclami anti-Stati Uniti, che sono peraltro reciprocati dal presidente Trump, e addirittura Xi Jinping è in tour per il paese, che sembra quasi un tour elettorale, questo con la mascherina per farsi vedere. Questo non era mai accaduto prima. Questi sono segni di nervosismo. Peraltro segnalo un dato interessante, perché l'economia cinese, che comunque rimane importantissima, la seconda economia del mondo, se noi andiamo a sommare il debito privato e il debito pubblico cinese, il debito pubblico è abbastanza basso, ma quello privato è molto molto elevato. Il debito pubblico privato cinese, in rapporto al PIL, è il terzo al mondo dopo Stati Uniti e Giappone, è 254%. Questo fa sollevare dei quesiti sulla futura sostenibilità del sistema, soprattutto finanziario. Quindi implicazioni geopolitiche e politiche. Veniamo all'economia, e qui sottolineo solo 4-5 grandi tendenze e rischi. La prima, naturalmente, è la recessione, l'abbiamo detto, shock simmetrico, il crollo iniziale delle borse, che ora stanno riprendendo, e il crollo del prezzo del petrolio sono state le spie di quello che succederà. L'Europa, che già cresceva a tassi, l'Eurozona, che già cresceva a tassi abbastanza modesti, a mio parere soffrirà più di altri paesi. Gli Stati Uniti, a causa di questa pandemia, interrompono il periodo di crescita più lungo della storia contemporanea, la disoccupazione è già a livelli record. E come dicevamo prima, la Cina è preoccupata, ha ripreso prima di altri le produzioni, però vede compromessi i mercati principali del proprio export. Un secondo grande trend importante è l'esasperazione degli squilibri già esistenti. Ci sarà un ulteriore indebolimento, purtroppo, soprattutto nelle economie avanzate, della classe media. Pensate alla perdita del lavoro, alla crisi dei commercianti, della piccola impresa, della microimpresa. La classe media sarà ulteriormente indebolita. Ci sarà purtroppo un grande aumento della diseguaglianza. Un trend già in atto, l'diseguaglianza era già in aumento negli Stati Uniti e in Europa, aumenterà ulteriormente. Questo perché il virus colpisce soprattutto le classi meno abbienti e soprattutto i mestieri delle persone meno abbienti, che non possono fare smart working sostanzialmente, se ci pensate. Un altro squilibrio esistente che tocca soprattutto noi, ma anche altri paesi, e che sarà esasperato, è quello del debito pubblico. Cioè, nonostante i bassi tassi di interesse che ci consentono oggi di gonfiare il debito pubblico, cosa che è necessario fare peraltro, e nonostante le garanzie europee che almeno in questa fase ci vengono date, questo aumento esponenziale del debito pubblico poi prima o poi potrebbe portare a dei problemi, perché bisognerà come identificare dei percorsi di rientro.
Un altro trend importante dal punto di vista economico è questa enorme quantità di liquidità che ancora una volta, dopo la crisi del 2008, viene riversata sui mercati finanziari. Non voglio essere frainteso, questa politica monetaria espansiva è assolutamente necessaria oggi, per cui sia la Banca Centrale Europea che la Fed acquistano, dicevamo, tantissimi titoli pubblici, privati e anche titoli spazzaturi, junk bonds, lo sta facendo anche la Banca Centrale del Giappone, quella inglese. È necessario fare questo, però abbiamo già imparato come, dopo il grande quantitative easing fatto dalle principali banche centrali a valle della crisi del 2008, l'eccessiva liquidità crea le premesse per future bolle speculative e una certa instabilità dei mercati. Problema di cui non dobbiamo occuparci oggi, ma che avremo certamente nei prossimi anni. Questo perché? Perché quando c'è molto denaro, molta liquidità, il denaro si sposta tra e va alla ricerca di paesi e asset con maggiore rischio che consentono di avere un certo rendimento. Questo peraltro è un altro effetto negativo, cioè l'eccessiva liquidità va un po' a spuntare le armi tradizionali della politica monetaria. Il famoso bazooka, no? Citato da Mario Draghi, potrebbe essere scarico alla prossima crisi. Perché? Perché ormai è stata, i tassi sono sostanzialmente a zero, a volte anche negativi, e la liquidità nei mercati finanziari è già enorme. Un'altra conseguenza, diciamo, economica è, e quella è quella su cui ci stiamo concentrando un po' tutti in questi giorni, la crisi della globalizzazione. Dicevo prima, probabilmente non la fine della globalizzazione, ma la fine del trentennio dorato. Questo perché abbiamo capito, c'è maggiore consapevolezza, che in questo contesto di catene globali del valore, di fortissime interdipendenze tra le economie, basta un piccolo shock che colpisca uno degli anelli della catena per avere un impatto sistemico che tocca tutti. Allora, avremo sicuramente un ritorno, diciamo, al territorio, avremo un trend che io chiamo di deglobalizzazione, che potrebbe essere estremo, in qual caso arriveremo addirittura a dazi e autarchia, nazionalismo economico, e questo sarebbe preoccupante perché è uno scenario che ci ricorda un po' quanto è successo negli anni 30 del secolo scorso, con le conseguenze politiche che sappiamo. Speriamo che non arrivi a questi eccessi, ma certamente ci sarà però maggiore attenzione alla localizzazione geografica di queste supply chain. Ci sarà il tentativo di rendere queste catene globali del lavoro meno vulnerabili, avvicinarle ai mercati di sbocco. Ci sarà un'accelerazione di un trend che era già in corso, il famoso reshoring, cioè riportare a casa negli Stati Uniti, in Giappone, in Europa, alcune produzioni, soprattutto manifatturiere. Pensate che già oggi il Giappone offre sussidi alle aziende giapponesi che riportano le produzioni dalla Cina al Giappone. Questo è un trend che era già in corso e che sarà accelerato. Dicevo, ritorno al territorio, e quindi mi piace molto anche l'esempio che è stato fatto da Ranger Caiafa di Skygate, che è proprio l'esempio perfetto di come si possono fare cose straordinarie nei nostri territori con un vantaggio competitivo. L'Italia, mi chiedo allora, è pronta ad affrontare questo trend, questo rientro a casa, di questo reshoring? Siamo pronti in termini di infrastrutture, di burocrazia, di fisco e anche di stabilità, se volete, socio-istituzionale, politica? Ecco, non facciamoci cogliere impreparati, è una grande opportunità per riportare alcune produzioni a casa e aumentare l'occupazione. Quindi un grande trend sicuramente è questo della deglobalizzazione. Ultimi due aspetti, due trend economici. Uno è un'accelerazione inevitabile della, lo vediamo già, l'abbiamo già visto in queste settimane nelle nostre vite quotidiane, della introduzione e diffusione di innovazioni e di tecnologie. Questo era un trend già in corso, l'automazione delle fabbriche, l'intelligenza artificiale che va a insidiare certi tipi di professioni anche a livello di educazione medio-alto. Il trend sarà accelerato, intanto perché le imprese sono in crisi e dovranno diminuire i costi e quindi sostituiranno purtroppo posti di lavoro, persone con macchine, ancora più di prima. Poi perché, come in una battuta che è stata fatta dal vice direttore del Sole 24 Ore, i robot non prendono il virus nelle fabbriche e quindi ci sarà ulteriormente un'accelerazione. Abbiamo visto in queste settimane come lo smart working nel lavoro e l'educazione a distanza dell'istruzione abbiano subito una forte accelerazione. Tutto questo è positivo perché aumenta la produttività, però ricordiamoci avrà un impatto molto negativo sull'occupazione, proprio in un momento in cui l'occupazione diventa la nostra priorità. E il reshoring di cui dicevamo prima compenserà soltanto in parte questo, perché le produzioni che sono riportate in patria non avranno bisogno, diciamo, di un numero di occupati pari a quello che utilizzavano prima della delocalizzazione.
Un ultimo trend di cui, se volete, possiamo approfondire nella parte riservata alle domande, che potete naturalmente mandare durante il mio intervento nella chat e poi ne discuteremo, è una riallocazione molto importante tra gli investimenti, tra diversi settori. Ci saranno settori, come dicevo, vincenti e settori perdenti. Mi riferisco naturalmente agli investimenti privati. Quindi questo primo punto, le grandi conseguenze, direi che se per realizzare il vaccino che mette fine all'emergenza di tipo sanitario saranno necessari purtroppo parecchi mesi, per eliminare il contagio economico e quello sociale e ridefinire nuovi equilibri politici ci vorrà certamente più tempo. Il secondo punto che toccherò brevemente è quello di perché questa navigazione sarà per l'Italia, a mio parere, un po' più complessa che per altri paesi. Intanto perché l'Italia già nella precedente crisi del 2008 ha sofferto particolarmente. Ricordiamoci che questa crisi del 2008 ha bruciato circa 1 milione di posti di lavoro in Italia, che sono tantissimi. Nel decennio successivo le persone che vivono sotto la soglia di povertà è raddoppiata, da 2,5 milioni a 5 milioni di persone. Quindi già abbiamo subito una grossa spallata da questa prima crisi. Allora ci salvò l'export soprattutto, no? Perché le nostre aziende, anche medio piccole, che esportano tantissimo, diciamo ripresero e trainarono la domanda aggregata. Oggi l'export non sarà, non potremo fare lo stesso affidamento sull'export per il semplice motivo che, come dicevamo prima, 188 paesi del mondo sono stati toccati dal virus e saranno toccati dalla recessione, e quindi anche i nostri mercati dell'export potranno essere in crisi. Pensate che il settore del lusso, no, che per noi è un lusso in senso lato, perché per l'Italia è molto importante, il 50% del mercato mondiale del lusso è in Cina, è la Cina, cioè metà degli acquisti del lusso sono fatti in Cina, e di questi la metà, quindi il 25% del mercato mondiale, è importato. Quindi pensate, no, con il rallentamento dell'economia cinese, che abbiamo visto è già in corso, e delle altre economie mondiali, l'impatto che questo può avere anche sulla nostra economia. Non potremo quindi contare sull'export, dovremo contare nel breve e medio termine sul consumo delle famiglie domestico e sugli investimenti pubblici, perché quelli privati, come ho detto prima, sono in stand-by in attesa di maggiori certezze. Allora l'importante è che questi investimenti pubblici siano mirati e fatti in maniera efficiente. L'Italia avrà maggiori difficoltà anche perché già alla fine del 2019 ed inizio del 2020 non erano particolarmente stati brillanti, avevamo avuto dati negativi di PIL, di occupazione e di indici di produzione industriale. Ma soprattutto per l'Italia questa navigata sarà dura perché, come dicevo prima, abbiamo degli squilibri preesistenti. Uno è il debito pubblico e l'altro sono gli squilibri demografici, che già erano poco sostenibili prima e oggi diventano ancora più insostenibili, e questo ci mette un pochino più a rischio. Ultimo aspetto per cui per l'Italia sarà un po' più complesso che per gli altri è che veramente noi siamo davanti, proprio per la nostra struttura industriale di piccole e medie imprese che voi rappresentate, anche perché il rischio di impoverimento è quello, proprio l'impoverimento strutturale del nostro tessuto imprenditoriale. Cioè non è che abbiamo spento l'interruttore per 3 mesi e adesso magicamente lo riaccendiamo. Qualcuno diceva all'inizio, a marzo, facciamo finta che sia agosto, che andiamo in vacca, come la, no, il settore automotive in agosto negli anni 70 che chiudeva. No, qui non è che chiudi per 3 mesi e perdi 3 mesi di PIL. Quando riaccendi l'interruttore, e lo stiamo cercando di riaccendere in questi giorni, molte imprese purtroppo non ci saranno più, saranno fallite, perché magari non avranno liquidità, perché magari non ci sarà più il mercato di sbocco, perché magari saranno state escluse da quello che è la loro filiera internazionale. Allora chiudo il mio intervento e sarò felice di aprire il dibattito con voi se avete delle domande, dicendo: allora ci apprestiamo a iniziare una lunga e difficile navigazione di questa tempesta, in acque sicuramente inesplorate, ricche di correnti insidiose. Molti saranno i cambiamenti economici, sociali e anche geopolitici, e questi non possiamo dire non ci interessano i cambiamenti geopolitici, non ci interessa il rapporto Stati Uniti-Cina, perché in un mondo così interdipendente tutto ci condiziona, anche se noi abbiamo una microimpresa alla periferia di Torino, e ormai il mondo è questo. Il percorso di navigazione per l'Italia potrebbe essere, per i diversi motivi che abbiamo visto, un po' più complesso. E allora fatemi chiudere con 2 citazioni letterarie un po' dotte, ma che mi piacciono molto e che mi consentono di mantenere questa metafora della navigazione nella tempesta. La prima è Shakespeare, che appunto nella Tempesta, nell'atto secondo, dice: il passato è il prologo, cioè il passato non è altro che l'inizio di una nuova fase. Si spera, diciamo, positiva, cioè il concetto ottimista, se volete, di cercare di trasformare queste minacce in un'opportunità, cercare di cambiare rotta, di iniziare un nuovo percorso.
Cosa vuol dire questo? Vuol dire, ad esempio, potrebbe essere per il nostro paese una grande occasione per fare riforme strutturali che avremmo dovuto fare prima, infrastrutture, tecnologia, burocrazia, fiscalità, per aumentare la produttività, per facilitare, come dicevo, questo reshoring, magari per fare anche un po' di reshoring di capitale umano, cioè per riportare a casa un po' dei famosi cervelli che vanno all'estero. Potrebbe essere una grande occasione di un inizio per tornare a valorizzare il territorio, di fare del territorio un vantaggio competitivo, come dicevo appunto l'esempio di Skygate, come vedo, ho visto tra gli amici collegati, anche le cito perché sono due imprese estremamente legate al territorio, una, vedo che c'è Angelica Dallara, della Dallara Automotive, un'impresa estremamente legata al territorio, vedo che c'è Marco Piccolo della Rinaldi di Torino, un'impresa in cui gli esempi di legame col territorio, queste sono aziende che hanno, che sanno già usare il territorio come vantaggio competitivo. Ecco, torniamo a questo, grandi investimenti anche per migliorare la qualità di vita delle persone, nella sanità, nella ricerca scientifica, nella scuola. Questo decreto ha dato 500 milioni di euro alla scuola, sembrano tanti, poi però mi sembra di capire che verranno prestati 3 miliardi di euro all'Alitalia e non si capisce bene, ecco, il motivo. Per cui investimenti importanti a lungo termine per migliorare la qualità di vita, per anche cercare di rivalutare attività ad elevata intensità di lavoro in un momento in cui il lavoro diventa molto importante, è una grande occasione per fare anche degli aggiustamenti al nostro modello di crescita, ad esempio in termini di sostenibilità ambientale, e non è certo però l'incentivo al monopattino che aiuta l'ambiente, ecco, sono altri il tipo di investimenti a cui mi riferisco, non è certo la mascherina a 50 centesimi aiuta la sostenibilità sanitaria, parlo di investimenti ben più importanti, anche in termini di sostenibilità sociale, quindi di cercare di avere più attenzione alla redistribuzione. Ecco, per fare tutto questo occorre però occorrono i soldi, ma è ancora più importante avere una classe dirigente che abbia competenza, coraggio e visione. E allora fatemi fare la seconda citazione dotta sempre con la metafora della tempesta, che è di Seneca, no? Che dice: non c'è vento favorevole per il marinaio che non sa in quale porta approdare. Cioè, in mancanza di visione, di una visione del futuro, se non sappiamo, se la nostra classe dirigente, la nostra leadership non sa in che direzione vogliamo andare nel lungo termine, non sa in quale porto, diciamo, attraccare, allora anche gli sforzi, che saranno molto grandi, di navigare attraverso questa tempesta non saranno sufficienti. Io qui, se d'accordo, dottor Bonzo, se d'accordo, ingegner Caffa, mi fermerei e aprirei, se lo volete, il dibattito, le domande, lo scambio di idee. Certamente. Grazie, professore. Anche in questa occasione ha dato ovviamente modo di confermare quello che io avevo detto in premessa legato alla definizione di econo-umanista, perché anche con le sue ultime citazioni su Shakespeare e Seneca ha confermato questo aspetto qua. Sono arrivate diverse domande. Al di là dei ringraziamenti per quanto riguarda l'iniziativa, la dottoressa Sonia Tavaglione, che è un funzionario di un ente pubblico, dice: professore, lei si è detto contrario all'analogia con la guerra, ma la paura delle persone è forte. Effettivamente poi lei ha parlato anche dell'età dell'ansia, quindi tutto sommato, se vogliamo rispondere anche delle risposte flash, perché vedo che ce ne sono diverse. Sì, no, molto rapidamente, no, naturalmente io mi riferivo, è chiaro che è una situazione di grande paura, l'analogia della guerra in certa misura ci può stare. Il mio riferimento era sull'impatto economico, cioè generalmente le guerre tradizionali, perché poi purtroppo anche le guerre ultimamente non si sa bene quando sono finite o non finite, però tradizionalmente, no, se noi pensiamo ai nostri nonni, quando ci raccontavano, almeno nel mio caso, la guerra, c'è stato un giorno nel quale si sapeva che la guerra era finita. Questo dal punto di vista, io parlo economico, psicologico e quindi economico, da, come dire, la voglia, l'entusiasmo di riprendere. Qui purtroppo, come vedete, riapriamo, non riapriamo, avremo la seconda ondata, insomma, finché, quando non ci sarà un vaccino, ci sarà un'incertezza, e il mio riferimento era appunto sull'impatto economico negativo di questa incertezza. Ce n'è un'altra che l'ingegner Maurizio Gili la ringrazia per l'analisi e dice: come vede il fatto che alcuni dicono che questa pandemia dia un forte impulso all'economia green, e chiede se questo sia possibile. E questo è un punto, intanto approfitto per salutare e ringraziare il dottor Gili, che è un noto professionista a Torino,
perché ha il merito di avermi suggerito il titolo del libro e quindi gli va dato, se non le royalty, che non gli daremo, ma sicuramente il merito di aver ideato questo titolo che è molto carino, fatto, questa citazione dantesca, fatti non foste vivere come robot. La domanda è assolutamente pertinente, cioè da una, io sono, diciamo, sì e no, nel senso che da una parte questa, come dicevo, sarebbe la grande occasione per fare grandi investimenti di lungo termine che diano lavoro e crescita in futuro. Quindi la green economy potrebbe essere, no, potrebbe essere il momento di voltare pagina e, come dicevo, fare alcuni aggiustamenti al modello di crescita e renderlo più sostenibile. Dall'altra, però, mi chiedo, ci sono il coraggio, la competenza e la visione della nostra classe dirigente per fare queste mosse? Il mio timore, e confesso di essere un po' pessimista, è che alla fine, davanti all'emergenza, potrebbero prevalere gli interventi, diciamo, appunto, per aiutare diverse categorie, giustamente, il lavoro, eccetera, e se hanno messo invece in secondo piano grandi investimenti, come ad esempio l'auto elettrica, come ad esempio la green economy, eccetera, eccetera. Questo è il mio timore. Spero di sbagliarmi. Però se noi guardiamo al decreto, l'ultimo decreto e a questa distribuzione un po' a pioggia di fondi, dove sono state citate sostanzialmente tutte le categorie esistenti in Italia, penso che il mio pessimismo sia giustificato. Cioè, in questo momento, i soldi potevano essere concentrati, appunto, a mio parere, in poche direzioni, in modo da avere un impatto importante. Marco, vorrei farti io una domanda, diciamo, politica. Nello sviluppo dei territori, quanto rilevante è la capacità degli imprenditori di coordinare e anche di coinvestire rispetto alla capacità, diciamo, istituzionale del territorio, politica, base e linee guida? Come vedi questo connubio o dove metteresti l'enfasi superiore per i territori che vogliono farcela? Ma allora, diciamo che intanto è stato interessante sottolineare come è stato provato empiricamente dagli studi economici come, nella misura in cui in un certo territorio ci sia, diciamo, collaborazione tra imprenditori, quindi business, accademia, ricerca, università e istituzioni, quindi politica, questo diventa un motore di crescita molto importante delle economie avanzate. Quindi questa collaborazione è una cosa chiave. In certe parti d'Italia questo succede, in certe altre parti non succede. L'ideale, c'è un famoso modello economico chiamato il modello della triple helix, della tripla elica, appunto, dove ci sono appunto le tre parti che lavorano insieme. Questo è il modello ideale. In Italia cosa succede? Spesso succede che, non sempre, devo dire, ma in talune parti d'Italia la politica lascia un vuoto o perché non è interessato, o perché non ha la visione, o perché non ha le competenze. Questo vuoto a volte viene riempito da piccoli e medi imprenditori di quel territorio che si danno da fare e lanciano iniziative, altre volte dalle università. In alcuni posti, in alcuni distretti virtuosi, diciamo, c'è invece un maggiore equilibrio. Tu mi chiedi dove dovrebbe essere messa l'enfasi. L'ideale è che tutte e tre le parti collaborino. Io penso che Torino, storicamente, e il torinese sia un luogo nel quale, io l'ho anche citato come caso studio positivo in un precedente libro, nel quale tutto sommato c'è sempre stata una discreta collaborazione tra queste tre componenti. È uno dei posti, secondo me, più virtuosi, poi con alti e bassi, naturalmente, insomma, però a Torino le università, soprattutto il Politecnico di Torino, l'impresa e la politica a livello cittadino regionale, storicamente hanno fatto abbastanza, sono state abbastanza coese. Ecco, in altre parti d'Italia, dico per esperienza, conoscendo le situazioni, abbiamo magari la politica un po' vacante, insomma, a volte è vacante l'università, a volte sono vacanti gli imprenditori. Ma questa è la nostra forza, cioè il territorio è dove noi possiamo, è il vantaggio competitivo che le nostre imprese medio-piccole possono avere per poter avere una speranza di competere in un'economia globale. La dottoressa Olivia Scala chiede: per il mondo delle assicurazioni, specialmente in Italia, cosa si prospetta? Quali gli scenari e le criticità? Visto che noi, per dire, abbiamo anche come partner il gruppo Reale che ci segue nelle iniziative culturali. Allora, prima faccio una battuta. Gli assicuratori, quelli specializzati, diciamo, come si chiama, l'RC Auto, diciamo, in questi 3 mesi
penso non abbiano pagato molti premi, quindi diciamo, nel senso che nessuno circolava. Quindi, però più in generale il tema, secondo me, delle assicurazioni è questo, cioè, come dicevamo prima, il collegamento, è evidente il collegamento tra quello che è successo e, come dire, la sostenibilità ambientale, cioè la crescenti problemi di sostenibilità ambientale, in particolare diminuzione di biodiversità, ha prodotto e produrrà sempre più spesso questo tipo di situazioni. Questo deve risultare come un campanello d'allarme di quelli che possono essere gli impatti negativi sul mondo assicurativo e in generale dei mercati finanziari, del sistema finanziario, appunto, di quello che è definito il climate change. Cioè il climate change, pensate, ha degli effetti a 360 gradi, ad esempio sulle produzioni agricole, sulla volatilità, diciamo, del clima e quindi delle produzioni agricole, sui valori degli immobili a seconda, no, che siano più o meno esposti a frequenti tsunami e uragani, è esposta anche all'eventuale rimborso di danni dovuti a questi cambiamenti climatici. Quindi questo è un tema molto importante di cui spesso non si parla, ma che Mark Carney, che è il governatore, un canadese ma governatore della Banca Centrale d'Inghilterra, ha sollevato qualche anno fa a una cena a Londra, dove c'erano tutti i principali assicuratori organizzati da Lloyd's, i principali assicuratori del mondo, e ha appunto snocciolato i potenziali danni economici che l'assicurazione potrebbe avere dal climate change. E la reazione è stata, diciamo, se vogliamo usare la metafora climatica, una gelata della sala, perché si è capito come appunto ci sia una stretta connessione tra climate change e settore assicurativo e finanziario. La dottoressa Irene Cabiati, una giornalista, chiede: i virus uccidono anche i robot? E dice: li infettano? Cosa ne pensa? Insomma, sì, d'accordo, il software, no? I famosi virus che prendiamo sul computer, dei software, d'accordo, però ecco, temo che purtroppo una delle tendenze che avremo nei prossimi mesi da parte di molte fabbriche, ma anche uffici, sarà un'accelerazione del processo di automazione. Ripeto, non tanto anche per evitare meno il contatto fisico, quindi pure del virus, ma direi soprattutto perché ci sarà una necessità di contenere i costi. Quindi molte aziende per sopravvivere dovranno ridurre i costi e, come purtroppo sapete, spesso il modo più rapido di ridurre i costi è tagliare le persone. Allora magari certi progetti di investimento in automazione che erano previsti nei prossimi anni potrebbero essere accelerati. Ecco. Gliene faccio una io. La pesante crisi economica di questi ultimi anni e la maggiore attenzione ai temi della sostenibilità hanno spinto alcuni a ritenere fallito il modello capitalista liberale. E qui io mi riferisco al suo ultimo saggio, dove lei fa alcune proposte per sostituirlo parlando di blue economy, economia civile, economia circolare, sharing economy. Se ci può dare solo un flash e poi rinviare, siccome vedo nelle domande qualcuno che probabilmente non ha seguito l'incipit nostro, per cui ribadisco che chi ha piacere di ricevere il libro in omaggio, grazie a Always Ideas, di collegarsi al sito www.alwaysideas.it/ fatti non foste, in modo tale da lasciare nome e cognome per poterlo ricevere. Sì, no, alla sua domanda. Beh, quello che dico è questo, dico sicuramente, diciamo, dal punto di vista della sostenibilità, e per sostenibilità intendo non solo ambientale, ma anche sociale, anche demografica, energetica, il modello di crescita liberale capitalista, che è il modello che è risultato vincente in questi ultimi 2 secoli, dimostrandosi migliore di qualsiasi altro, ha però dimostrato qualche fragilità, anche importante. Allora, qui ci sono correnti di pensiero. Ci sono quelli che dicono: ah, bisogna allora rottamare questo modello e passare ad altri modelli, e ci sono invece quelli come me che dicono: bisogna cercare di aggiustarlo, questo modello, piuttosto che rottamarlo. Perché? Innanzitutto perché tutte le proposte, lei ne ha citate alcune, io ne analizzo tutte una per una: l'economia circolare, l'economia civile, la sharing economy, c'è anche la blue economy, ce ne sono tantissime. Offrono, e le ho analizzate proprio per dimostrare che ognuna di queste offre degli spunti estremamente interessanti, delle idee molto interessanti verso la sostenibilità nella crescita. Però nessuna di queste, a mio parere, riesce a sostituire a 360 gradi il nostro modello. Cioè,
toccano solo certi aspetti. Quindi dico, andiamo a prendere delle idee per aggiustare e migliorare un modello che però, ripeto, ha dimostrato di essere il migliore negli ultimi due secoli e ha anche dimostrato, il modello liberale capitalista, di sapersi aggiustare, magari in transizioni non rapidissime, a saper aggiustare i propri difetti. Pensate nei secoli come c'è stato l'aggiustamento del modello, ad esempio, sul tema del corporate welfare, sul tema del rapporto con il lavoro e con i dipendenti, sul tema ad esempio dell'antitrust, che una volta non era considerato un problema, poi è stato aggiustato. Cioè questo modello ha dimostrato, con tutti i suoi difetti, che io riconosco e analizzo nel mio libro, di essere comunque un modello molto importante per aumentare la ricchezza delle persone. E quindi dico, non rottamiamolo, ma cerchiamo di aggiustarlo. Come? Andando a prendere spunto da queste eccellenti idee che vengono da appunto l'economia circolare, l'economia civile, la blue economy. Ognuna di queste presenta degli spunti molto interessanti che possiamo andare ad adottare. Visto che le domande continuano ad arrivare, io andrei ancora avanti, visto che tanto vedo che i collegamenti sono sempre costanti. Quindi porgo questa domanda del dottor Giacomo Ottaviani, che chiede, dice, voleva offrire uno spunto di riflessione trasversale proprio in relazione al rilancio della domanda interna nel contesto mercantilista europeo. Chiede se non sarebbe il caso di riappropriarsi dello strumento monetario. In questo modo qui si sostituirebbe la svalutazione del salario, la svalutazione del cambio per reagire a shock esterni senza distruggere il tessuto economico nazionale. Allora, fuori di metafora, riappropriarsi dello strumento pubblico monetario vuol dire uscire dall'euro. E secondo la domanda viene fatta, la interpreto è: se noi uscissimo dall'euro riacquisiremmo quello strumento, quello che ha usato la Cina in questi giorni, cioè ha svalutato lo yuan contro il dollaro, quindi torneremmo a quello che alcuni di noi hanno vissuto di svalutare la lira contro le altre monete dei paesi importatori, e questo renderebbe i nostri prodotti, almeno a breve termine, più competitivi per le esportazioni. Io ritengo che questo però porterebbe a delle conseguenze negative ben superiori ai vantaggi che ci darebbe. Ne cito soltanto una: la sostenibilità del debito pubblico italiano, che è particolarmente elevato, è sostanzialmente legata al fatto che i tassi di interesse oggi sono particolarmente bassi. Quindi oggi il debito pubblico, mediamente, un'emissione di debito pubblico ci costa 1,8%, insomma meno del 2%. Questo perché siamo all'interno di una valuta, appunto dell'euro. Se noi ci sganciassimo dall'euro, è vero che acquisiremmo la possibilità di svalutare la lira, ovvero addirittura stampare moneta. Ma questo, oltre ad avere appunto un vantaggio nelle esportazioni solo di breve termine, oltre a portare potenzialmente in futuro a una grossa inflazione, immediatamente ci farebbe perdere il vantaggio non piccolo di pagare meno del 2% sul nostro debito pubblico. Cioè la richiesta di ritorno sull'emissione di debito pubblico di un paese come il nostro, un po' appesantito dal debito e sganciato dall'euro, sarebbe molto, molto più alta, e questo probabilmente lo renderebbe insostenibile dopo pochissimo tempo. Il dottor Claudio Borca, al di là del ringraziamento, non credi che sarà opportuno rivedere completamente la quota di investimenti di risorse da destinare al settore militare? Beh, sa, queste, voglio dire, queste poi sono decisioni, come dire, politiche. Io osservo soltanto che la Cina, per tornare all'esempio di prima, da almeno 20 anni e più sta aumentando in maniera massiccia i propri investimenti militari. Gli Stati Uniti stanno facendo la stessa cosa. Qui è un tema molto, molto, molto grande, direi. Cioè, mi sembra che la domanda voglia dire, no, perché non spostiamo alcune di queste risorse su altri settori. Possiamo esprimere le nostre diverse opinioni. Direi soltanto una cosa, che giusto per combattere un luogo comune, non con questo che voglia, come dire, dire che le guerre sono cose positive, cose del genere, però spesso l'investimento in materiale militare è anche altamente tecnologico, e quindi porta, e questo ne abbiamo tantissimi esempi, porta anche poi a delle innovazioni che hanno un'adozione commerciale e portano a crescita. Questo lo dico, ripeto, non per giustificare, però bisogna un po' anche sganciare l'idea che le spese militari siano totalmente
come dire, dei soldi buttati via. Voi guardate in Israele, c'è Silicon Valley, cioè la Silicon Valley israeliana, dove c'è il Technion, questo Politecnico eccezionale, ci sono tantissime start-up, anche perché gran parte dei fondi vengono in investimenti, diciamo, di carattere per la difesa, militari. Silicon Valley, so, il GPS, il famoso GPS che usiamo, no, è stato lanciato, è stato Internet stesso, sono tutte innovazioni lanciate, diciamo, da spesa che viene dai ministeri delle difese, diciamo. Questo, ripeto, lo dico solo come, perché molto, molto spesso questo non si sa, quindi c'è uno stretto collegamento tra. Tanto è vero, ad esempio, che apro una parentesi, l'economista Mazzuccato in un suo testo recente si è posta la domanda del tipo: ma perché se tanti profitti privati, pensate all'iPhone, al GPS, appunto a Internet, eccetera, vengono da innovazioni che sono state finanziate con R&D, con ricerca e sviluppo pubblica, perché i profitti poi non vengono in parte, no? Non ritornano in parte al pubblico? Questo per allargare un po' il discorso, insomma. Dal dottor Pietro Alba, dice che lei appunto ha parlato di deglobalizzazione, ma molte aziende hanno fatto investimenti nei loro paesi, come l'Italia, grazie ai vantaggi ricevuti appunto dalla globalizzazione, quindi in paesi tipo la Cina. Come potremmo controllare il processo di deglobalizzazione o localizzazione senza che si abbiano effetti negativi? Sì, secondo me dipende molto, ripeto, ci sarà indubbiamente, deglobalizzazione vuol dire che è finita la globalizzazione, vuol dire che ci sarà una maggiore attenzione appunto a delocalizzare, quindi si delocalizzerà meno e ci saranno meno anelli nella catena del valore, perché abbiamo capito che ogni anello presenta un rischio, e si farà un po' più attenzione appunto anche a rischi paese. Poi dipende molto in che settori si è. Perché ci sono settori nei quali già lo si era capito da 10, insomma, i settori del Made in Italy di alta qualità. Già dopo aver fatto una grande delocalizzazione, soprattutto non so, le scarpe in Romania, altri prodotti di lusso in Cina, aveva già capito questo settore che quando si parla di alta qualità è forse meglio in parte tornare a casa, perché i prodotti delocalizzati erano di minore qualità e quindi alla fine producevano un danno d'immagine. Quindi questo trend era già in atto. La domanda probabilmente si riferisce invece a settori nella quale il costo del lavoro, quindi settori nei quali il costo del lavoro non è la variabile fondamentale, ma la variabile fondamentale è la qualità del prodotto, la complessità del prodotto, direi anche l'immagine, il brand di Made in Italy, questo si era già capito e già molte di queste produzioni sono rientrate. Nelle produzioni invece, dove, e ce ne sono anche queste, dove il costo, e questo si riferisce anche, insomma, ai macchinari di qualità, l'Italia è fortissima nelle macchine utensili di qualità, ecco. Nei settori invece dove la qualità del prodotto è un po' meno importante, ma il costo del lavoro rimane variabile fondamentale, certamente sarà complesso e le catene di valore rimarranno essere internazionali. Però ci sarà, come dicevo, più attenzione magari a porle più vicine ai mercati di sblocco, a scegliere con più cautela i paesi in cui si va. Parlavo prima della Cina. La Cina presenta un rischio paese di cui molti forse prima non erano consapevoli. Anche politico, voglio dire, no? E quindi molti stanno uscendo dalla Cina non per la pandemia, stanno uscendo dalla Cina perché hanno paura, no? Che ci possa essere appunto un problema di tipo sociale e politico nel prossimo futuro. Quindi, però, certamente questo sono d'accordo, in certi settori è estremamente complesso perché dove il costo del lavoro è importante, ecco. Però riscoprire il territorio, ci sarà una riscoperta del proprio territorio, non solo in campo dell'agricoltura, già lo vediamo, no? I prodotti locali sono tornati, ma anche appunto esempi di progetti. Mi è piaciuta la domanda prima di Gerica Affa dove diceva chi è che deve trainare. Beh, dovrebbero essere politica, accademia, ricerca e imprese. Però qualcuno deve cominciare. Allora, ad esempio, il progetto Skygate mi sembra una di quelle tante iniziative che in Italia gli imprenditori, i piccoli imprenditori fanno e che attorno ai quali cercano di costruire il consenso, cioè qualcuno deve avere il coraggio, la visione, che poi sono caratteristiche tipiche dell'imprenditore, di lanciare un'idea, rischiando, il rischio c'è, e sperando di coagulare attorno a quest'idea, legata al territorio, anche gli altri attori fondamentali del territorio. È chiaro che ci si prende un rischio. La politica tende a non prendersi molti rischi generalmente, quindi nel nostro paese storicamente la piccola impresa spesso ha fatto da, come dire,
da apripista, insomma, e speriamo continui a farlo perché la crescita della nostra economia dipende soprattutto da quella. La dottoressa Pamela Lingwood, quali cambiamenti prevede nei centri cittadini dopo l'esperienza di molte ditte di usare dipendenti che lavorano quindi da casa con lo smart o da locali decentrati? E aggiungerei una della dottoressa Liliana Boccardo, come vede evolverà la situazione dell'economia in Veneto e la collaborazione tra imprenditori privati e istituzioni pubbliche ai fini dell'occupazione? No, allora, sulle città certamente abbiamo in questi 2 mesi c'è stata un'accelerazione del cosiddetto smart working che magari sarebbe avvenuta nei prossimi 5-10 anni, no? E quindi in molte professioni sarà difficile tornare indietro al 100%, sia perché c'è ancora incertezza e timore, ma soprattutto perché si è scoperto che in certe professioni si può aumentare la produttività e forse anche la qualità di vita. Però attenzione. Quando si parla di smart working purtroppo, cioè dico purtroppo, si applica, aumenta la produttività ed è applicabile solo a certi mestieri. Allora, chi tra noi ha la fortuna di fare mestieri che possono essere sostanzialmente gestiti in smart working può lavorare nello stesso modo, addirittura a volte in maniera più produttiva, ma l'economia si regge anche su molti mestieri e molte occupazioni dove lo smart working non è semplicemente applicabile. No? Perché sono mestieri manuali, mestieri dove c'è necessità di presenza fisica, di interazione. Non illudiamoci che lo smart working possa, come dire, detto questo, l'auspicio potrebbe essere che appunto con più persone che riescono a, non dico lavorare sempre da casa, ma a bilanciare il lavoro da casa con il lavoro in ufficio, ci sia meno, no? Come abbiamo visto in questo, meno inquinamento. E maggiore produttività. Speriamo che questo sia il caso. È una di quelle grandi opportunità che abbiamo per voltare pagina e aggiustare il nostro modello. Vedremo se ne saremo capaci. Però ricordiamoci che c'è una grossa parte economia dove lo smart working, smart o non smart, bisogna lavorare fisicamente con la presenza. E questo chi tra noi fa professioni più intellettuali spesso se lo dimentica, però è molto importante perché è la spina dorsale dell'economia. È in muto, dottor Bonzo, non la sentiamo, è in muto. Chiedo scusa, l'altra era quella della dottoressa Boccardo, cui avevo accennato prima, sull'economia in Veneto, la collaborazione tra imprenditori privati e istituzioni pubbliche. Sì, adesso direi commento generale, abbiamo fatto prima sui territori, adesso sul non, Veneto, poi conosco molti imprenditori in Veneto ed è una delle regioni dove il Veneto con l'Emilia-Romagna, con le Marche, forse sono tre tra le regioni dove la piccola e media impresa è più vitale e più. Diciamo, dove la piccola impresa prende spesso l'iniziativa e poi la politica va al traino e quindi io tutti gli esempi che conosco, insomma, alcuni degli imprenditori veneti che ho sentito in questi mesi, quando le loro fabbriche erano chiuse, gli operai erano a casa, ma loro erano in fabbrica a cercare di pensare già al futuro. Ripeto, nella mia esperienza, Emilia-Romagna, Veneto, Marche, forse sono tre regioni dove questi tessuti di piccoli, ma poi naturalmente anche Lombardia e Piemonte, insomma, ma dove proprio queste spesso piccole imprese di prima generazione, con imprenditori che davanti anche a degli tsunami come questo sono già lì a pensare a come cercare di non solo di sopravvivere, ma di migliorare, insomma. Dottor Simone Pollano, se l'automazione sarà forte e l'Italia è leader in questo settore, perché non spingere le scuole professionali, tecniche e le università a formare questa nuova futura forza lavoro con programmatori, manutentori, consulenti, un po' come per dire la nostra scuola camerana? Occorre accelerare sulla formazione. Assolutamente, ma questo in generale perché già avevamo un trend di innovazione, di cambiamento tecnologico enorme, per cui la formazione era fondamentale, sia per l'istruzione e la formazione, sia per preparare i ragazzi a entrare in un mercato del lavoro in continuo cambiamento, sia per formare le persone che già lavorano e che vedevano il proprio mestiere cambiato dalla tecnologia. Le scuole tecniche professionali, questo è un tasto dolente perché noi avevamo qualche decina d'anni fa nel nostro paese, insieme alla Germania, le migliori istituti tecnici del mondo, dove uscivano periti tecnici commerciali
che erano sostanzialmente, avevano la preparazione di quella che oggi hanno gli ingegneri, i migliori ingegneri. Non è un caso che, ad esempio, nelle regioni che ho citato prima, l'Emilia-Romagna e in Veneto, molte delle imprese, ma anche in Piemonte, ma delle imprese soprattutto meccaniche di prima generazione, quegli imprenditori sono dei periti tecnici e commerciali, cioè erano scuole eccezionali. Purtroppo l'abbiamo smantellata questa, la Germania non l'ha smantellata questa fascia di istruzione tecnica, noi l'abbiamo invece sostanzialmente smantellata. Tanto è vero che le imprese, e cito ancora una volta, dato che c'è Angelica Dallara collegata, conosco molto bene quello che la Dallara, insieme anche ad altre imprese, ha fatto nella cosiddetta Motor Valley. E i torinesi piemontesi mi scuseranno se la Motor Valley in Emilia-Romagna, però hanno investito e stanno investendo tantissimo su scuole tecniche professionali e università. Questo perché? Questo nel loro interesse, perché poi lì trovano il talento da assumere. Però questa è un'iniziativa, ancora una volta, che è stata lanciata dai privati, su cui poi la politica, in particolare in Emilia-Romagna, ha aiutato in maniera molto costruttiva. Però ecco. Questa fascia di istruzione tecnica così in Italia era eccezionale, oggi purtroppo non lo è più, perché bisogna investire nella scuola in queste cose. Vedo che c'è una domanda dell'ingegner Dini. Non crede che le rilocalizzazioni in Italia e in Europa non dovrebbero essere accompagnate da una forte campagna del consumare prodotti made in Italy o made in Europe? Sì, ma questo succederà, penso, cioè nel senso che si svilupperà comunque, era già un trend in atto, ma penso che si svilupperà una maggiore consapevolezza, no, dell'origine dei prodotti che consumiamo. Questo penso sia già molto sviluppato in Italia, in particolare nel campo agroalimentare, ma in generale penso che saremo un po' più attenti. E quindi penso che sia un trend. Sicuramente. Aggiungo un'osservazione sul reshoring. Il reshoring noi potremmo come Italia beneficiare non soltanto dal riportare a casa certe produzioni delle nostre aziende italiane che erano state delocalizzate, ma potremmo anche beneficiare un fenomeno che si chiama nearshoring, ma è sostanzialmente la stessa cosa, cioè avendo noi un costo del lavoro un pochino inferiore rispetto ad esempio a paesi come la Germania, potremmo anche diventare il luogo dove tornano delle imprese in certi settori che producevano in Cina o in Asia e che producono in Italia per il mercato, ad esempio, tedesco, per il resto del mercato europeo. Questo è un fenomeno che già si è verificato negli ultimi 10 anni moltissimo nel settore farmaceutico. Cioè c'è un distretto che si è creato quasi dal nulla attorno a Latina, nel Lazio, di produzioni, di packaging farmaceutiche. Di livello medio, che però crea occupazione, dove molte multinazionali della farmacia hanno spostato lì appunto la produzione per poi vendere in tutto il mercato europeo e hanno scelto l'Italia perché comunque garantisce una qualità del lavoro, della produzione superiore rispetto magari a certi paesi asiatici e comunque un costo del lavoro inferiore ad altri paesi europei. Quindi c'è anche questa dimensione. Noi potremmo dimettere. Questo è un fenomeno che è evidente nel Nord America, dove in Messico c'è molta manifattura per prodotti che poi vanno negli Stati Uniti, no? Quindi molto del reshoring americano, di questo beneficeranno il Canada e il Messico. Ecco, noi potremmo posizionarci in certi settori per accogliere la produzione di prodotti che poi vanno nel resto d'Europa. Il dottor Francesco Mantegazza, chiede quanto sarebbe fattibile destinare fondi statali direttamente ai singoli comuni da elargire a cittadini disoccupati o in soglia di povertà a fronte di lavori di recupero di zone del territorio, quindi per dire una sorta di un esercito di riqualificatori scelti per competenze e rivalorizzare in questo modo. Le zone sul territorio sarebbe un connubio tra nuovi posti di lavoro e attrattività del luogo, che a cascata porterebbe benefici alla società. Secondo lei è utopia? Allora, sul creare degli incentivi per professioni, interventi e anche donazioni che vanno, diciamo, a valorizzare il territorio o a recuperare il territorio, io sono molto favorevole. Non sono sicuro che il metodo migliore sia questo passaggio indiretto. In Italia, quando ci sono troppi passaggi, che sia quello del sussidio e che sia quello del passaggio indiretto, come mi sembra viene suggerito,
denaro che va al comune, che poi viene distribuito. In Italia, quando ci sono sussidi in denaro, ci sono troppi passaggi, di solito se ne perde un po' per strada e poi c'è un problema di allocazione. Allora io vedo meglio, posto che sono d'accordo con il principio, dei forti incentivi che vanno direttamente agli imprenditori o ai lavoratori o alle persone che fanno degli interventi di recupero del territorio. Possono essere sgravi fiscali, possono essere anche contributi, però li farei in maniera diretta. Così come in maniera diretta avrei fatto, e farei in maniera più accentuata, cercherei di mettere in questo momento di crisi soldi nelle tasche delle famiglie. Cioè in questo momento, diciamo prima, non potremo risollevarci solo grazie alle esportazioni, perché tutto il mondo è in crisi. Dobbiamo contare su investimenti pubblici e speriamo che vengano fatti giusti, nei posti giusti, senza inefficienze. E i consumi delle famiglie. Ma i consumi delle famiglie vuol dire che bisogna mettere i soldi direttamente nelle tasche delle famiglie, soprattutto a redditi più bassi. Siccome il fisco conosce esattamente tutti i nostri redditi e tutto quello che facciamo, non è difficile, come dire, anche magari rischiando di fare qualche errore, di dare qualche soldo a chi magari non lo va. Però una distribuzione immediata ripeto, alle persone che hanno redditi più bassi e che assumono maggiore rischio di perdere il lavoro in questo momento è fondamentale. E sei sicuro che quella fascia di persone, quei denari li va a spendere? Li va a spendere perché in questo momento non ha altro. Direi visto che hai parlato appunto di assicurare denaro, eccetera, e prima parlava appunto dell'aumento delle disuguaglianze, nel suo libro lei fa una proposta e direi con questo potremmo chiudere un po', visto che abbiamo abusato anche della bontà del nostro auditorio. Lei fa una proposta altamente innovativa che farà discutere sicuramente nel momento in cui diventerà pubblica, eccetera. Appunto le disuguaglianze. Lei parla di predistribuzione, dalla nascita fino ai 25 anni. Ci vuole dare un flash su questa predistribuzione, poi magari avremo modo di approfondirlo nuovamente quando magari ci rincontreremo. Volentieri, do alcuni cenni, insomma è una proposta forse un po' complessa ma nella quale credo molto. Preciso che predistribuzione si contrappone a redistribuzione. Non sono contrario alla redistribuzione, ma la redistribuzione è necessaria, questa è un'idea che nasce dal fatto che adesso al di là della pandemia siamo di fronte a un trend di diffusione e di penetrazione incredibile delle innovazioni tecnologiche che sta sostanzialmente mettendo a rischio molti posti di lavoro. Questo trend sarà accelerato dalla pandemia. Quindi il lavoro, il posto di lavoro è stato per secoli il miglior mezzo per redistribuire la ricchezza, cioè una persona, seppur di umile origine, studiando, lavorando, poteva acquisire una parte della ricchezza prodotta con il salario. In un mondo a tendere in cui ci sarà sempre meno lavoro, o il lavoro sarà sempre più precario, o sarà sempre meno pagato, dobbiamo, benissimo, nel medio termine, nel breve medio termine, possiamo fare più redistribuzione, quindi sostenere, diciamo, chi magari non riesce ad avere il lavoro. Ma questo non è sostenibile a lungo. A lungo dobbiamo cambiare il modello, quindi per intenderci non possiamo, io critico nel mio libro, ma anche l'ho criticato anche su 24 ore, il modello per intenderci del reddito di cittadinanza, cioè dei sussidi, che posso essere, non sono contrario ad esempio ai sussidi alla povertà, perché quella è un'altra questione, quella sono soldi che vengono consumati, ma la redditività tende a essere un disincentivo, diciamo, a creare lavoro. Quindi può essere uno strumento da usare nel breve termine per affrontare un'emergenza, ma a tendere in una società in cui ci sarà sempre meno lavoro, ma ci sarà più ricchezza, perché paradossalmente con l'automazione, le innovazioni tecnologiche, ma io non penso solo ai robot, io penso all'intelligenza artificiale, penso alle blockchain, tutte queste innovazioni che descrivo, cerco di scrivere nel mio libro, porteranno aumenti di produttività, il che significa aumentare, allargare la torta, aumentare la ricchezza della società. Il problema cos'è? Che la parte di questa ricchezza che viene redistribuita attraverso il lavoro sarà sempre meno, perché molta di questa ricchezza sarà prodotta dalle macchine. Allora, continuare a lungo termine con la redistribuzione vuol dire sostanzialmente tassare, no? Chi produce la ricchezza per distribuire. Questo può anche funzionare per un po', ma crea una tensione. Ci saranno persone favorevoli all'innovazione tecnologica e persone sfavorevoli, perché questa fa perdere il lavoro. E quindi è un equilibrio non sostenibile. La predistribuzione cosa vuol dire? Vuol dire, innanzitutto, io parlo di tre cose. La prima, la scuola gratuita e obbligatoria fino a 18-19 anni per tutti, perché è l'unico strumento per, come dire, che aumenta la mobilità sociale. Aiutare chi ne ha le capacità, il merito e la voglia di proseguire gli studi anche a livello universitario, oppure se non ne ha le capacità,
di iniziare una propria attività, quindi la formazione, e numero tre, quest'idea di creare un fondo sovrano nel quale ci siano delle piccole partecipazioni di tutte le società, di tutti i settori, perché tutti i settori beneficeranno dell'innovazione tecnologica, aumenteranno la produttività, e destinare delle quote di questo fondo sovrano ad ogni bambino che nasce nel nostro paese, in modo tale che quando questo ragazzo, completati gli studi scolastici e auspicabilmente universitari, si troverà a cercare lavoro, potrà integrare il reddito da lavoro, che ci sarà o non ci sarà, e potrebbe essere precario, con un reddito, se volete, da capitale. Ecco, questa non è una società socialista con ridistribuzione dei mezzi di produzione, il contrario, è una società dove tutti cerchiamo di essere lavoratori, ma anche piccoli capitalisti, cioè ognuno di noi ha la propria intelligenza, forza lavoro, per cercare un lavoro nella nuova economia, e in parallelo anche una piccola quota di un fondo sovrano che, diciamo, partecipa all'aumento della ricchezza. Ho cercato in poche parole di riassumere uno schema un po' complesso, chi fosse interessato ad approfondire è spiegato certamente meglio nel libro. Bene, direi che insomma, con questo messaggio, che pur essendo in una società gerontocratica, però il futuro è dei giovani, quindi direi che parlando di lavoro come elemento distributivo della ricchezza per il futuro dei nostri giovani, possiamo chiudere questo webinar. Non mi resta che ringraziare lei, ringraziare l'ingegner Carlo Cajaffa con tutti i suoi collaboratori. Diciamo che a questo punto diamo appuntamento anche a tutto il pubblico numerosissimo che ci ha seguito a un appuntamento, speriamo fisico, quanto prima, in modo tale da poter di nuovo ridarci la mano, poter fare magari firma copie come capita spesso nei nostri caffè letterari della Lavazza, della Reale Gruppo, in modo tale da essere di nuovo vicini a tutti quanti le persone che ci seguono sempre con interesse e con affetto. Quindi direi veramente grazie anche ai tecnici che ci hanno supportato in questa diretta, e quindi un in bocca al lupo a tutti, e speriamo di uscire veramente quanto prima da questo impasse. Grazie ancora. Grazie dottor Bonzo, e grazie Always Ideas per aver ideato e creato questo evento. Grazie a tutti. Grazie a tutti e buona giornata. Grazie.